Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Guardate che la conferenza stampa alle 11 per me è perfetta perché mi permette di ascoltarla, tornare indietro, e oggi sono tornato indietro più volte perché Allegri ha detto un botto di roba, veramente tante tante cose. Scrivermele, registrare, caricare il contenuto, orario di pranzo, meraviglioso, meraviglioso. Quindi oggi riusciamo a fare la pausa pranzo con la conferenza. Più conferenze stampa alle ore 11, approvato, assolutamente. Sassuolo-Juventus, partita trappola, secondo me, perché la Juve è l'unica squadra che ha qualcosa da perdere in questa partita. Il Sassuolo non deve assolutamente fare risultato contro la Juventus, anche se negli ultimi anni l'ha fatto, a partire dall'anno scorso, dove abbiamo perso per un gol a zero. Quindi keep calm, concentrati, Allegri ha parlato tanto di questa roba qua. Io credo di essere un po' più nel mezzo, non l'estremo del carichi e il Sassuolo, che cosa facciamo, ma nemmeno l'estremo del piedi per terra, tranquillità, concentrazione, non è successo niente. Io sto nel mezzo. Io so che la Juventus, con l'approccio di questa prima parte di campionato, può sicuramente togliersi le soddisfazioni e non deve mollare. Dall'altra parte so anche che quattro partite non vogliono assolutamente dire niente. Eppure domani possiamo passare la nottata alla prima in classifica, che sarebbe molto molto interessante. Allegri dice: in questo momento bisogna alzare le antenne perché c'è troppa euforia in giro. Io qua mi fermo già subito e vi faccio una domanda. Secondo voi Allegri dove la vede l'euforia? Nei tifosi o nei giocatori? O nei mass media, potrebbe essere un'altra cosa. Io sono dell'idea, come vi dicevo prima, che non c'entra a festeggiare. La Juventus ha giocato quattro partite di campionato. Se c'è davvero qualcuno che sta festeggiando e sta pensando che sia tutto risolto, per me è semplicemente un pazzo, non mi viene in mente un'altra definizione. Se dentro lo spogliatoio invece sono in super hype perché quest'anno c'è un diverso approccio alla partita e quindi c'è un gioco più propositivo, mi fa assolutamente piacere, perché se si divertono i calciatori e se seguono questa linea, poi può essere un bene per la Juventus. Se è un discorso di mass media, beh, io qua cercherei di fare un passo avanti, perché tante volte si scrive più per convenienza piuttosto che per realtà. E questo credo che sia una denuncia importante da fare in un mondo come quello giornalistico, nel quale sto cercando di approcciarmi, lo sapete bene, però voglio sempre fare le cose a modo mio, perché credo che sia giusto così, semplicemente. Quindi mi piacerebbe capire questa euforia da dove viene, e a seconda della provenienza, secondo me c'è una lettura differente. Da una parte è bello, ma dall'altra ci toglie energia e soprattutto attenzione. Quindi Allegri ha paura che questa euforia, che ribadisco io non sto vedendo particolarmente in giro perché stiamo parlando di quattro partite, possa togliere energia e attenzione alla Juventus. Siamo solo alla quinta. Il Sassuolo negli ultimi anni, a parte una partita in cui abbiamo vinto 3-0 con tripletta di Dybala, poi sono state tutte combattute. Io ero presente al Mapei in quella partita, quella tripletta di Dybala, ero presente anche l'anno scorso, quindi spero di vivere domani, dato che sarò ancora al Mapei, una giornata più simile alla tripletta di Dybala. Vengono alla sconfitta pesante con il Frosinone dopo essere andati in vantaggio, saranno una squadra tosta e con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani servirà una partita di grande attenzione, fisicità e tecnica. Venire via dal Sassuolo con un risultato sarebbe molto importante. Chiesa e Vlahovic hanno fatto differenziato. Vlahovic ha avuto mal di schiena, Chiesa un fastidio al flessore, però domani sono a completa disposizione. Poi Allegri ci fa capire che potrebbero non giocare, però ci arriviamo. Martedì poi abbiamo un'altra partita, a distanza da 3 giorni. Quest'anno accadrà soltanto con l'infrasettimanale e la Coppa Italia. Pensiamo domani, poi quella di martedì ci saranno delle rotazioni. Per domani appunto valutiamo Chiesa e Vlahovic, ma il reparto d'attacco sta bene. Sia Milik che Ken stanno bene, mentre Yıldız domani andrà a giocare in Next Gen, ma Huijsen sarà in pianta stabile aggregato a noi perché Alessandro è fuori almeno un mese, lesione muscolare per Alessandro. E quindi Federico Gatti titolare e quindi Rugani e Huijsen prime riserve. Io non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio di non giocare in Champions, dipende molto da che punto di vista si vede. Noi dobbiamo pensare che la Juve l'anno prossimo dovrà giocare in Champions perché è un valore aggiunto dal punto di vista tecnico ed economico. Abbiamo la possibilità di entrare nelle prime quattro. Non sarà semplice perché, come dico sempre, Inter, Milan e Napoli sono al di sopra di altre squadre e quindi sarà molto difficile. Serve fare un passetto alla volta senza grandi sbalzi, sia quando vinciamo sia quando arriveranno pareggio o sconfitta, perché l'obiettivo finale è a fine maggio. Io non sto ancora una volta a ragionare sul discorso quarto posto, perché sapete già la mia opinione, non mi piace che a livello comunicativo si dica sempre. Io capisco che Allegri lo voglia dire, che secondo lui l'obiettivo è quello, basta una volta senza tornarci sopra molto,
A volte sono i giornalisti che lo chiedono ancora. Qual è l'obiettivo? Ragazzi, ha già risposto mille volte, non chiedeteglielo più. Dall'altra invece c'è Allegri che spesso e volentieri lo vuol buttare dentro in qualsiasi contesto perché vuole ribadire questo concetto, rimarcare questo concetto che, a mio modo di vedere, non è giusto rimarcare ogni 3 secondi perché abbiamo capito qual è la posizione, la veduta, basta. Cioè, semplicemente basta. La strada sarà giusta, se arrivati in fondo avremo raggiunto l'obiettivo. Se non dovessimo arrivare nelle prime 4 come obiettivo minimo, non avremmo fatto quindi un ottimo lavoro. Che la squadra sia giovane, con meno esperienza, dobbiamo lavorare e abbiamo tempo durante la settimana, è tutto un altro discorso. Beh, secondo me non è tutto un altro discorso, è il punto forte della Juve di quest'anno questo. È assolutamente il punto focale della Juve di quest'anno. Secondo me si cerca di nascondere un po' troppo questa cosa, ma è una cosa molto positiva per la Juve, lato Serie A. Ci saranno momenti in cui faremo partite meno belle, in cui dovremo fare risultato. Ci saranno partite equilibrate, dove il dettaglio farà la differenza e dovremo essere molto bravi. Allegri rimane sulla sua concezione molto risultatistica e molto situazionale ed episodica. È una questione di conformazione della rosa. Abbiamo perso in esperienza, ma abbiamo acquistato in entusiasmo e dinamismo dei calciatori. Bisogna essere contenti, lavorare e correre più degli altri. Ancora questo concetto. Vi ho portato nei giorni scorsi un video in cui vi facevo vedere quanto corre la Juve effettivamente, quanto è più degli altri, e ho anche scritto un articolo su questa cosa, vi lascio il link comunque in descrizione. Andare molto forte e cercare quei risultati che fanno crescere la squadra in autostima per consolidarsi nelle prime 4 posizioni. Ecco perché questa euforia, questo entusiasmo in giro bisogna tenerlo a bada, perché sennò poi ci facciamo male. Allora qua mi viene a pensare, non si rivolge ai tifosi, non si rivolge ai mass media, si rivolgerà ai calciatori, perché Allegri parla di abbiamo perso in esperienza ma abbiamo acquistato in entusiasmo, e allora questa euforia va combattuta. Quindi casa mia 2 più 2 fa 4, quindi questo entusiasmo, questa euforia è dei calciatori stessi, che sono più contenti rispetto all'anno scorso, sono più carichi, più motivati, più positivi, sono probabilmente più fiduciosi in quello che possono fare con questo nuovo approccio, questa nuova conformazione a seconda della rosa, dice Massimiliano Allegri. Quindi mi pare di capire che Allegri sta tenendo a bada principalmente i calciatori, non i tifosi, non i mass media, ma che sia molto preoccupato che da un momento all'altro i giocatori possano andare in overthinking anche. Siamo forti, siamo bravi, qui e là. No, bisogna dimostrarlo. Credo che questa sia un po' la lettura di Allegri, che ha ribadito questo concetto 157 volte in 40 minuti, 30 minuti di conferenza stampa. Pensiamo a domani, partita complicata e difficile, dobbiamo soprattutto affrontarla nel migliore dei modi. La troppa positività delle cose abbassa l'energia e dobbiamo lavorarci. Un'altra cosa che mi fa pensare che Allegri stia parlando effettivamente ai calciatori. Questa cosa la voglio sottolineare perché tante volte io vi dico, ragazzi, ma i calciatori secondo voi non ascoltano le conferenze stampa? E la gente mi dice, no, i calciatori se ne fregano. No, l'allenatore manda dei messaggi ai calciatori, positivi e negativi che siano. Quindi attenzione, perché secondo me qua è palese che si stia riferendo alla sua squadra e che stia mandando un messaggio ai suoi uomini. Siamo partiti bene, sì, però attenzione, calma, piano. La responsabilità è di tutti, dai più ai meno giovani. Alla Juventus bisogna crescere più in fretta, sapendo che è fisiologico e che ci sono errori di inesperienza dei più giovani. Beh, gli errori di inesperienza ci sono in qualsiasi ambito, anche fuori dal calcio, in qualsiasi squadra dentro il calcio, è normale, però bisogna considerare che anche i meno giovani fanno errori, è un dato di fatto. Per fortuna abbiamo un gruppo di calciatori più esperti che bilancia la cosa. Miretti, Fagioli, Cambiaso, Iling, Gatti, che l'anno scorso era la prima esperienza, stanno crescendo pian piano e soprattutto bisogna avere un obiettivo del risultato finale attraverso le prestazioni ben chiaro. È una fase sicuramente di crescita. Francesco Magnanelli, allora, prima di rispondere a questa domanda, gli hanno chiesto che cosa fa esattamente Magnanelli nello staff, perché è stato preso Magnanelli. Questa è la risposta. Francesco Magnanelli è molto bravo, l'ha avuto a Sassuolo. Lo staff è un misto tra chi è con me da 18 anni, poi è passato Paolo Bianco l'anno scorso, Padoin 2 anni fa. Io sono molto contento di tutto lo staff e mi piace scegliere quelli molto bravi. Sono dei ragazzi giovani, hanno la possibilità di lavorare alla Juventus. Se poi decideranno come Bianco l'anno scorso di intraprendere una carriera da allenatore, io sono solo che contento. Per me sarebbe un orgoglio sapere che tanti che hanno lavorato con me, a parte il gruppo storico che ormai ha una certa età, possano poi fare la carriera da allenatore. Sono contento di tutti quelli che lavorano alla Continassa. Non scordiamoci preparatore, i match analysis, c'è un buon gruppo di lavoro e un buon spirito alla Continassa. Poi non bisogna pensare che le 4 partite giocate abbiano già risolto tutti i problemi. Gli obiettivi si raggiungono a fine della stagione.
Bisogna tornare alla normalità, che è il DNA della Juventus, cioè cercare di vincere più partite possibili per arrivare in fondo all'obiettivo. Domani ne abbiamo una, poi va messa da parte in vista di martedì. La domanda era: che cosa fa Francesco Magnanelli all'interno dello staff? La risposta non c'è stata. Mi è quasi sembrato che Allegri non volesse rispondere a questa domanda, sono sincero. In questo momento c'è un dibattito infinito. Allegri che allena Juventus e Magnanelli, per me è una stupidaggine incredibile. L'allenatore Massimiliano Allegri, lo staff è questo qua, Magnanelli è stato inserito nello staff per volontà di Allegri e si seguono quelle che sono le indicazioni dell'allenatore. Pensare che Magnanelli alleni la Juventus per me è una baggianata incredibile, mi ero già espresso tempo fa. Però il fatto che Allegri non voglia rispondere nel dettaglio mi fa anche pensare che lui possa avere quasi paura che poi il giudizio possa variare in base alla sua risposta. E attenzione, perché se davvero questa è la lettura giusta possono crearsi frizioni all'interno dello staff, un po' come era accaduto con Pirlo e Tudor in passato. Poi si tornerà su questa cosa, il giornalista gli dirà: sì, ma mister non ha risposto, che cosa fa Magnanelli? E lui darà un'altra risposta che mi fa, secondo me, confermare questa tesi, e cioè non voglio rispondere nel dettaglio. Perché Chiesa ha aperto un vaso di Pandora, ha lanciato una bomba con quell'intervista post-Udinese, eh? Che sia chiara questa cosa. E mi sembra che Allegri non voglia rispondere a questa domanda. Però qua c'è una frase che secondo me passerà in sordina. Passerà in sordina, ma che è molto importante, e che Allegri si è lasciato scappare. Perché Allegri è sempre stato molto ermetico in queste prime conferenze stampa. Sempre entusiasmo molto basso. Sempre mantenere un low profile. Quarto posto, quarto posto, quarto posto, l'entusiasmo no, l'euforia no, la gioia no, lavorare, lavorare, quarto posto, lavorare, non entusiasmo. No. Però Allegri dice una cosa: bisogna tornare alla normalità, che è il DNA della Juventus, cioè tornare a vincere più partite possibili per arrivare in fondo all'obiettivo. Cioè Allegri, con una frase del genere, bisogna tornare alla normalità, sta evidenziando e denunciando il fatto che in questo momento alla Juventus non si sta vivendo la normalità. Chiaro questo concetto? È passato? Il fatto che Allegri dica dobbiamo tornare alla normalità fa intendere il fatto che oggi alla Juventus non si stia vivendo la normalità. E qual è la cosa non normale alla Juventus? Parlare di quarto posto. E allora io torno indietro, faccio un passo indietro. Allegri che continua a dire: sì, abbiamo perso esperienza, però abbiamo dei giovani che possono crescere. Questo concetto verrà poi espresso nuovamente da Allegri in una domanda in cui sarà un fiume in piena e che mi fa confermare quello che sto pensando. Nella mia testa, sempre da malato, perché poi io nelle conferenze cerco di scavare e tirar fuori quanti più dettagli possibili, nella mia testa Massimiliano Allegri non è effettivamente contento della rosa che ha a disposizione. Non è felice del fatto che ci sia una rosa composta da giovani. Non è probabilmente stato nemmeno felice del mercato che è stato fatto. Erano circolati nomi come quello di Berardi, che domani sarà un avversario importante, come quello di Lukaku, che è andato alla Roma, però Allegri voleva altri tipi di giocatori, voleva altre caratteristiche e probabilmente anche altre esperienze fatte dai calciatori. E quindi questo continuo a ribadire che la rosa è meno esperta l'anno scorso, non è come quella dell'anno scorso, è diversa dall'anno scorso, che la situazione non è normale, che la Juve deve giocare per il quarto posto, mi fa pensare semplicemente che Allegri non sia soddisfatto della rosa che ha a disposizione e che quindi stia facendo passare il messaggio del: oh ragazzi, io con sta roba qui, anche se mi impegno, anche se ci metto del mio, anche se ci lavoro, più del quarto non ci arrivo. Anche perché ha detto chiaro e tondo: Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più della Juventus, sono squadre più attrezzate. L'Inter sicuramente, il Napoli e il Milan sono diventate squadre attrezzate perché c'è stata messa a mano, perché il Napoli e il Milan quando vincono i campionati non erano assolutamente le squadre favorite, erano squadre considerate giovani, con poca esperienza, meno attrezzate delle altre, esattamente come Allegri sta valutando questa Juventus. Quindi mi pare quasi un modo arrendevole, proprio per dirvi: tifosi, giornalisti, ragazzi, è inutile l'entusiasmo e tutta questa grinta o pensare che quest'anno sarà sta roba qui, perché la squadra è questa qui e più di così non si può fare. Io credo che gli sia scappato tra le righe, più che tra le linee.
Perché quel dobbiamo tornare alla normalità ti fa capire che l'allenatore stesso sa che non si sta vivendo una situazione normale. E indirettamente questa cosa mi farebbe piacere. Mi farebbe piacere nell'insieme, perché quando vi dico che non è normale che l'allenatore della Juventus continui a parlare di quarto posto in pubblico, significa che anche lui sa che non è la cosa giusta da fare e che quindi non è la situazione normale. Secondo me gli è scappata sta cosa qua. Non l'avrebbe voluta dire. Però secondo me nella testa di Allegri è sta roba qui. Cioè, io mi immagino anche quando quest'estate si sono trovati. E sicuramente quest'estate hanno parlato tanto di andiamo avanti con Allegri, andiamo avanti con Allegri. E quando gli hanno detto, va bene Max, confermato, ma il mercato sarà sta roba qui, gli acquisti non ci saranno e la rosa sarà una roba del genere. Io non credo che sia stato contento di questa cosa, ma che si sia trovato in una situazione talmente spalle al muro, in cui era stato confermato in mezzo a una tempesta che non ha avuto la forza o il potere di dire no, però facciamo diversamente. E allora lui stia cercando di farlo capire in questo modo. Però non mi piace questo spirito arrendevole. Cioè, questo discorso di parlare sempre del minimo ti fa capire che c'è paura nella testa di Massimiliano Allegri. Perché non ha mai parlato di obiettivi minimi. Questo è il primo anno. E questo è il primo anno in cui si fanno delle squadre, come dice lui, meno esperte. E credo che abbia veramente il terrore. E che non sia forse neanche pronto per gestire un'annata di questo tipo, perché ne ha sempre gestite altre. Ha sempre giocato in Champions, quest'anno non ci gioca. Ha sempre allenato ogni 3 giorni, quest'anno ogni 7. Ha sempre gestito delle squadre con un tasso di esperienza e tecnico elevato, quest'anno ha una squadra su cui lavorare in prospettiva. Cioè, sono tutte novità per lui. E secondo me questo suo modo di comunicare è un modo che ti fa capire che ha paura, che è preoccupato, che teme di non saperlo gestire, a maggior ragione perché, torniamo al discorso di prima, la squadra vive di entusiasmo e lui invece vuole rimanere con i piedi per terra. Come questa è la lettura giusta. Allegri dice, è uno stimolo. Io dico sempre ai ragazzi di desiderare entrare nelle prime 4, di vincere la partita di domani. Le cose vanno desiderate, valgono di più e ti danno uno stimolo in più. Domani la partita con il Sassuolo ci permette di prendere 3 punti, un punto, quello che sarà, che ci permette di avvicinarci alla quota per entrare in Champions. Fare un passetto alla volta. I campionati non si vincono e non si perdono in una partita. Non rimani fuori dalla Champions o entri in Champions per una partita. Beh, dillo a Pirlo all'ultima giornata o al Napoli, di non mi ricordo neanche chi, Gattuso col gol di Faraoni. Mancano ancora 34 partite. Ci vuole molta pazienza e serve lavorare bene. Fagioli può giocare anche davanti alla difesa. Va provato e riprovato. Ha piedi e tecnica per giocare davanti alla difesa. Secondo me no. Cioè, o comunque ci può giocare ma perdi tanto. Vai a snaturarlo, vai a fargli perdere delle caratteristiche importanti. Come ho già detto nel lontano 17, se non sbaglio dissi che era una mezzala di regia e così continua ad essere. Qua mi trovo più d'accordo. Anzi, addirittura Fagioli lo vorrei qualche metro più avanti. Con il corso degli anni potrebbe giocare avanti alla difesa. E poi gli domandano, ma mister, però non ci ha detto che cosa fa Magnanelli effettivamente. E allora dice, Magnanelli è andato a sostituire Bianco, che insieme a Padoin sono gli operativi sul campo. Quindi ci dà una mano, come ognuno nello staff, tutti hanno le proprie mansioni, tutti portano, diciamo, il loro lavoro all'interno della preparazione della partita. Ditemi voi, se 2 volte la domanda specifica è che cosa fa Magnanelli, per 2 volte la risposta è sullo staff e non su Magnanelli, senza rispondere e dire che cosa fa, ditemi voi se non c'è da pensare che non voglia rispondere. Cioè, perché banalmente avrebbe potuto dire cura, in particolar modo, le situazioni di pressing alto. Cioè, in un mondo normale, che non è il mondo che stiamo vivendo in questo momento, dopo 8 anni di Allegri, e quindi 8 anni con lo stesso allenatore, diventano tosti e impegnativi, perché ormai, ragazzi, lo sappiamo. Cioè, io vedo, poi è la mia personale opinione, non è una patente di tifo, ma io vedo il tifo juventino in alcune percentuali marcio, perché quelli che non esultano perché vince una squadra allenata da Allegri, per me non è un tifo sano. Se tifi Juve non puoi non esultare, non essere contento. Se magari arrivi addirittura a fine anno a vincere, non essere contento perché c'è Allegri, per me non è un modo sano di tifare. Così come per me non è un modo sano di tifare Allegri dopo 2 anni fa 0 titoli, dici ok, cambierei allenatore, no, però Allegri è quello che ti ha fatto vincere. Non è un modo sano giustificare sempre. Come non è un modo sano non essere contenti se la tua squadra raggiunge risultati, ma sei triste perché li hai raggiunti anche quello che ti sta antipatico. Cioè, questi sono 2 modi non sani. E che cosa succede?
che si trasforma in l'allenatore deve stare attento a dire che cosa fa nello specifico un particolare componente dello staff che è stato preso proprio per curare una lacuna, una pecca che negli ultimi 2 anni non ti ha portato quei risultati, che adesso sta funzionando, non lo dico perché poi chissà che cosa pensa. Non è un modo sano, cioè non stiamo vivendo in un modo sano. Ormai è saturo, l'ambiente completamente saturo. E credo che la dimostrazione l'abbiamo avuta anche nel piccolo in questa non risposta, doppia non risposta, che secondo me è molto grave. Poi un giornalista stuzzica, stimola Allegri, dice ma come tutta questa situazione idilliaca, tutti stanno bene, lo staff è perfetto, e poi bisogna stare con i piedi per terra. Allora Allegri dice non ho detto questo, la forza di una squadra, di una società è quella di avere equilibrio. I risultati si ottengono, secondo il mio modesto parere, con l'equilibrio. È più facile fare risultati in questo modo. Un risultato, una vittoria, non ci deve spostare. Siamo solamente alla quarta, domani abbiamo la quinta. Il giorno in cui ci sarà un pareggio o una sconfitta, che durante il campionato ci sta, non è che crolla tutto, bisogna continuare a lavorare. Ci sono squadre più attrezzate della Juventus e quindi bisogna combattere con queste squadre, lavorando con entusiasmo, voglia e determinazione. Venendo ogni giorno al campo per migliorare. E poi, in fondo all'anno, se saremo nelle prime 4, o quarti, o terzi, secondi, o primi, questo lo vedremo, e lì vedremo quanto è cresciuta la squadra. Una cosa è certa, come è stata strutturata la squadra, e vista l'età, è una squadra che avrà sicuramente un futuro. Ci sono molti italiani, molti giovani, il più anziano credo che sia Danilo con 32-33 anni, in realtà credo che siano Szczęsny e Pinsoglio del 90, invece Danilo Alessandro del 91, se ben ricordo, insieme a Kostic del 91. Ha un futuro e questo è già un risultato importante. Poi se quest'anno dovessimo arrivare nelle prime 4 con la Juve che ha fatto un cambio generazionale ciclico, che è normale perché dopo 9 scudetti, 2 finali di Champions e coppe varie rischia di rimanere fuori dalla Champions, la Juventus momentaneamente, da quando sono tornati io sono rimasti 6-7 calciatori e non è mai stata fuori dalla Champions. È giusto ribadirla sta roba, che la Juventus quest'anno meritava la Champions, perché non bisogna dimenticare quello che è stato l'anno scorso. La Juve è arrivata terza ed è un risultato, sì. Insomma, mister, questo invece avrei evitato di dirlo. Con la squadra che quest'anno è stata ringiovanita, sono partiti giocatori di tecnica e esperienza come Di Maria, Bonucci, Cuadrado, Paredes e con Pogba che ha questa situazione. È una squadra con futuro. Se quest'anno dovessimo arrivare, faremo tutto il possibile per arrivarci nelle prime 4. La Juve l'anno prossimo come società avrà un introito e daremo una mano sotto questo punto di vista e continueremo il percorso di crescita della squadra anche in Champions, dove i giocatori fanno più esperienza e dove cresceranno. Credo che la Juventus ha una rosa che per i prossimi anni potrà togliersi delle soddisfazioni a prescindere dal mercato che verrà fatto. Quest'anno è molto importante, volare in alto non mi piace molto, mi piace rimanere con i piedi per terra e camminare, è la cosa più importante. Che è quello che vi dicevo prima, secondo me Massimiliano Allegri la sta puntando tutto sul domani, cioè è una sorta di rimandare a domani. Oggi no, oggi non ci sono i presupposti, non ci sono le caratteristiche, avete visto come siamo, ma questa squadra può crescere e domani sicuramente sì. Però mi viene anche un po' in mente i discorsi che faceva l'anno scorso, diceva sì, però quest'anno non dobbiamo dimenticarci che Miretti, Ealing, Sulé, Fagioli, Gatti non ha mai giocato con la Juventus e quindi l'anno prossimo avremo dei giocatori con un anno in più di esperienza alla Juve. E quest'anno invece si dice no, però nei prossimi anni, quindi sembra quasi che non si riesca mai a prendere il momento attuale. E perché, direte voi, secondo me la risposta è ovvia, banale, scontata, e cioè Allegri oggi non ritiene abbastanza forte questa Juve, non ritiene abbastanza forti i suoi giocatori. Io me lo ricordo l'Allegri che diceva non cambierei i miei giocatori con nessuno. Da quando è tornato alla Juve non gliel'ho mai più sentito dire. Ci sarà un motivo? Secondo me sì. Quest'estate il mercato è stato gestito da Manna e Giuntoli e ci sono state varie trattative. Abbiamo deciso di rimanere a lavorare con questo gruppo di calciatori. Berardi speriamo che domani non ripeta le prestazioni che fa di solito contro la Juve. Noi dovremmo essere bravi a limitarlo. Ti prego Mimmo non farci gol perché sarebbe devastante essere allo stadio con gol di Berardi, però ce l'ho fatta a calcio, sarebbe agrodolce. Beh, il gol del 5-1 lo può fare, dai, diciamo così. Spalletti in visita ci ha fatto piacere, noi siamo a disposizione per mettere i giocatori nelle migliori condizioni. E qua c'è una frase che mi fa un po' paura leggere: lavoriamo come Juventus per cercare di dare più giocatori possibile alla nazionale. In tanti non saranno d'accordo con questa frase, soprattutto dopo l'anno scorso. In ottica nazionale abbiamo tanti giocatori potenziali. Chiesa e Locatelli era nell'ultima convocazione e poi ci sono altri giocatori che tra 1 o 2 convocazioni potranno essere da nazionale. Noi ci impegniamo per la Juve, per la nazionale, per dare tanti giocatori. La nazionale è un patrimonio del calcio italiano.
mani avanti per un futuro come CT dell'Italia, Max? Io un pochino l'ho letta, devo dirvi la verità. McKennie sta bene, ha preso un colpo, ma sta bene. Uè, un buon cambio, un cambio. Non un buon titolare, un buon cambio. Si sta inserendo bene, è appena arrivato nel campionato italiano e deve crescere. Sono molto contento del ragazzo. Poi, secondo me qua Giovanni Albanese e Max si sono messi d'accordo 100%, perché Albanese fa una seconda domanda e Allegri dice: ah, mi fa molto piacere che hai fatto questa domanda, guarda, mi ero preparato, guarda caso, giusto appunto una frase da leggere a pappagallo proprio su questa roba qua, che questa mi è sembrata palese. E io, da ignorantone, perché sono un ignorantone incredibile sulla questione, non sapevo che ci fosse stata una modifica alla Costituzione italiana inerente allo sport. Allegri dice: mi fa molto piacere questa domanda, mi sono scritto appunto che la Repubblica riconosce il valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Sono molto contento, dice Allegri, io faccio parte da anni come allenatore alleato sport e salute e credo che i giovani vadano educati con alimentazione e sport. I dati in Italia rispetto agli altri anni sono cambiati, c'è molta più obesità nei ragazzini e vanno stimolati a fare sport, che ti dà regole, discipline e educazione. Sono molto contento di questa introduzione nell'articolo 33 della Costituzione, no, non si era messi d'accordo assolutamente, perché aiuterà ad andare nelle scuole ed educare le nuove generazioni che sono il futuro dell'Italia. Molto bello e molto importante sicuramente questa analisi, solo un appunto: il discorso dell'obesità nei ragazzini va preso molto con le pinze, non bisogna sottovalutarle, non bisogna farne un dato così semplice, perché sono cambiate tante cose negli anni, a partire banalmente dall'alimentazione stessa, quindi molto più conservanti, molti più coloranti che in questo momento vengono messi all'interno dei prodotti che mangiamo, molti meno investimenti dal punto di vista sportivo. Io vi faccio un esempio: abito in un paese che nel 2012, quindi 11 anni fa, è stato vittima di terremoto. Da quel momento il centro sportivo è stato abbattuto poiché è pericolante, ed è 11 anni che viviamo senza il centro sportivo, quindi per fare attività fisica bisogna semplicemente spostarsi in un altro paese. Questo richiede tempo, soldi che magari molte famiglie non hanno, non possono garantirsi, e questo contribuisce magari al fatto che i ragazzini facciano meno sport. Quindi da come ci nutrono a tante situazioni economiche legate ai paesi difficili, ma soprattutto al metabolismo, a come ogni persona è fatta. Non è che se adesso ci sono molte più ragazzini obesi è perché non fanno sport. Banalmente ci sono delle persone che anche facendo sport non riescono a perdere. Io mi ritengo molto fortunato perché quando mi ci metto e mi ci metto perdo chili, quando smetto li prendo, ma quando mi ci metto li perdo. Ci sono tante persone che purtroppo non lo fanno. Ultima ma non ultima, ad oggi c'è molta più raccolta dati rispetto al passato, quindi oggi hai a disposizione dei dati che ieri non raccoglievi, non avevi, non ti interessavi. Quindi questo dato sull'obesità secondo me non va reso così semplice, non va fatto di tutta l'erba un fascio, bisogna analizzarlo molto bene, perché si sta parlando di una cosa molto importante, si sta parlando della salute di bambini che appunto domani saranno il futuro dell'Italia. Scusate se sono andato lungo, c'erano tante cose da dire, colpa di Allegri che ha parlato tanto e io ho parlato più di lui.